What do I think about Cartoons on the Bay? It's a fantastic gathering of people from around the world to sell. Cosa penso di Cartoons on the Bay? È fantastico, gente da tutte le parti per l'animazione. È tutto pieno di entusiasmo e Pescara è bellissima. Poche ma sincere le parole di John Musker, sceneggiatore, produttore statunitense e regista di film quali La Sirenetta, Aladino, Hercules e molti altri cult della Disney, ospite d'onore stamani all'inaugurazione dell'iniziativa che a Pescara andrà avanti fino al 2 giugno al Festival Internazionale dell'animazione, della transmedialità e delle meta arti, promosso dalla RAI, organizzato da RAICOM in collaborazione con Regione Abruzzo, Comune di Pescara e Ministero dello Sport e i Giovani. Si parla anche di sport e inclusività e come paese ospite la Spagna, protagonista in collaborazione con l'Istituto Cervantes. Oltre 300 le opere in concorso provenienti da quasi 50 paesi che si contenderanno i prestigiosi Pulcinella Awards e tanti gli appuntamenti che ci saranno. Non mancheranno, come di consueto, gli eventi per il pubblico in Piazza della Rinascita, quelli dedicati allo sport, alla musica live e al massimo la proiezione dei principali film di animazione in anteprima. Entusiasta è il presidente della regione Marco Marsiglio. Una bellissima iniziativa che permette all'Abruzzo di diventare punto di riferimento della cinematografia, di una parte importante della cinematografia che è quella di animazione, quella rivolta che non è rivolta soltanto ai bambini, perché il cinema di animazione, il cinema fantasy, il cinema transmediale come lo chiamano ogni anno, le definizioni cambiano perché è comunque un settore in grande e continua evoluzione, molto dinamico, è oggi la ossatura portante del fatturato dell'industria cinematografica e certe tipologie di film come quelle ispirate, no, ai supereroi o al cinema appunto della lettera, ispirato dalla letteratura fantasy, viene visto da tutte le età e in tutte le generazioni, e non soltanto perché i nonni o i genitori accompagnano i bambini al cinema. Certe opere sono capolavori, opere d'arte che hanno ormai da tempo conquistato questa dignità a pieno titolo, ed essere sede come Regione Abruzzo, città di Pescara nell'edizione estiva e la città dell'Aquila nell'edizione invernale di una fiera mercato di livello internazionale è un grande traguardo. L'Abruzzo investe, vuole continuare ad investire sul cinema e sulla promozione che il cinema può dare.